Buongiorno a tutti. Ho dovuto togliere un po' di ragnatele da qui dalla redazione di Radio Caverna Alpi Marittime perché è da tantissimo tempo che non viene più trasmesso nulla, però ieri era una data per noi importante e perché oggi, 100 anni fa, Gianni Rodari compiva il suo primo giorno di vita e noi alla redazione vogliamo ricordarlo e subito pensavo di leggere proprio una cosa scritta da Gianni Rodari, che ne ha scritte veramente tante, molto molto belle. Sono contento che vengano ricordate e ritenute ancora molto significative adesso. Ma poco fa ho cambiato idea perché ho ritrovato dei fogli che avevo messo da parte, delle fotocopie di due componimenti scritti da dei bambini che ho avuto a scuola nel 1995 in una scuola di Sanremo, e credo di poterla dedicare a Gianni Rodari. Credo che gli farebbe molto piacere sentire queste cose e a me fa un grandissimo effetto, mi provoca un grande senso di, in questo momento, di speranza per il futuro, perché in questo momento, tutti lo sappiamo, la scuola sta vivendo questo momento di emergenza in cui sicuramente non rappresenta il meglio di quello che potrebbe essere il rapporto felice con una scuola per i bambini. Ma questi due scritti, che erano evidentemente il risultato di un lavoro di gruppo progettuale sul cercare di immaginare la scuola, forse ci fanno un po' riflettere su una scuola come la vorrebbero loro, o perlomeno come la volevano questi che adesso sono ormai degli adulti. Spero degli adulti che abbiano mantenuto questa capacità di immaginare un futuro anche per la scuola, che sarà un futuro della scuola dei loro figli. 20 ottobre 1995. La mia scuola ideale. Nella mia scuola ideale i maestri devono portare libri divertenti con favole e filastrocche. Noi ragazzi veniamo senza grembiule, le ragazze con felpe decorate, i ragazzi con camicie da cowboy. Per italiano preferisco un maestro e per matematica una maestra. Niente lingue straniere. Al posto dei banchi, un lungo tavolo dove possiamo imparare tutti insieme. La struttura della scuola, una grossa forma rettangolare con attorno alberi e fiori. Un campetto per ginnastica e uno per la ricreazione. La sala mensa al piano superiore. Laboratorio scientifico e geografico. Nello scientifico si studiano gli animali ed i minerali. Nel laboratorio geografico ci sono mappamondi e cartine. Lunedì, matematica e scienze. Martedì, lezioni all'aperto. Mercoledì, storia ed italiano. Giovedì, pittura e geografia. Venerdì, musica e ginnastica. Ogni due giorni alla settimana si lavora in gruppo. Gite ogni due mesi presso le zone particolari della Liguria. La ricreazione dura mezz'ora precisa più 8 minuti per mangiare. Per sabato e domenica non ci danno tanti compiti, una scheda di italiano e operazioni di matematica. La scuola si chiama Garibaldi. Ogni anno si fa il concorso per le poesie e per i temi. Lo slogan della mia scuola ideale: noi insegniamo ai maestri. Ecco, questo è un altro scritto, ma di un lavoro collettivo simile. 23 ottobre 1995. La nostra scuola ideale. Grande forma rettangolare con attorno alberi e fiori. 5 classi. Ogni classe ha un lungo tavolo e tanti cartelloni fatti dai bambini
pavimenti e pareti più colorate. 5 laboratori. 1. Storico-geografico, atlanti, mappamondi, cartine e libri. 2. Scientifico. Si studiano animali, piante e minerali, si fanno esperimenti. 3. Musicale. 4. Pittura. 5. Computer. Ci devono essere 6 bagni sempre puliti. La mensa ampia e luminosa al piano superiore. Ci deve essere la palestra. Le pareti esterne della scuola sono dipinte con le 4 stagioni. C'è un giardino, un campetto, non ci sono macchine, ci sono panchine con il tettuccio. Il nome della scuola è Giuseppe Garibaldi. Lo slogan è: noi ragazzi insegniamo ai maestri. Bene, con questo salutiamo questa grande figura che è stata e che continua a essere Gianni Rodari, e anche saluto tutti voi, grandi e piccini.